La guerra fredda non si combatte solo sul suolo europeo. Tutto il mondo viene travolto da queste nuove tensioni e tutti gli stati devono schierarsi. Anche la Cina, uno dei futuri giganti mondiali, sarebbe ben presto entrata nella partita e si sarebbe subito visto il peso della potenza in ascesa dell'Asia. Facciamo un piccolo passo indietro, che sta parte si studia sempre male a scuola. Nel 1937 la Cina era stata invasa dal Giappone e si erano costituite più o meno tre aree. Una controllata dai giapponesi, una seconda dal governo centrale dei nazionalisti di Chiang Kai-shek e una terza dai comunisti di Mao Zedong. I comunisti e i nazionalisti si erano alleati per cacciare i giapponesi che avevano occupato le coste. Ma questa alleanza andò in crisi nel momento in cui gli americani entrarono in guerra contro i nipponici nel 1941. Da questo momento Chiang Kai-shek si interessò meno ai giapponesi, fidandosi della forza americana, per concentrarsi principalmente contro la minaccia comunista interna alla Cina. Questa decisione non fu per niente apprezzata. Da un lato, i nazionalisti vennero accusati di aver abbandonato la popolazione delle zone occupate e dall'altro di non essere in grado di sostenere la guerra contro il Giappone. I comunisti invece, che amministravano ampie zone interne alla Cina, continuarono a combattere contro gli invasori e, contemporaneamente, rafforzarono il legame con i contadini e i ceti medi, grazie anche ad alcune riforme agrarie che riuscirono a portare avanti. Finita la guerra e recuperati i territori cinesi che il Giappone aveva conquistato, per Pechino era arrivata la resa dei conti. Gli americani, consapevoli della debolezza e del discredito del governo di Chiang Kai-shek, cercano di favorire un'alleanza fra comunisti e nazionalisti. Geniale! In realtà è proprio Chiang Kai-shek a rifiutare il compromesso, sapendo di avere le spalle coperte dalla nuova potenza americana. Subito dopo dichiara guerra ai comunisti di Mao. Ricomincia quindi la guerra civile. Tra l'altro, se ti sei perso la prima parte, abbiamo fatto un video a riguardo. In una prima fase, dal 1946 al 1947, prevalgono i nazionalisti, anche grazie agli aiuti che gli alleati avevano fornito prima e durante la guerra. I comunisti invece non vengono appoggiati e foraggiati da nessuno, nemmeno dall'URSS, ma possono contare su operai e contadini, ovvero il grosso della popolazione. L'esercito di Chiang Kai-shek invece non gode delle simpatie del popolo. Ogni nuovo territorio conquistato è già infiltrato da comunisti e sempre più difficile da controllare. Anche per questo, nel 1948, i comunisti di Mao passano in vantaggio e riescono ad arrivare, nel 1949, a Pechino. I nazionalisti, capendo di aver perso la guerra, si rifugiano allora sull'isola di Formosa, oggi Taiwan, sotto la protezione dell'alleato americano. Il 1 ottobre 1949, a Pechino, viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese, riconosciuta da URSS e Gran Bretagna, ma non dagli USA, che continuano a ritenere legittimo il governo di Taiwan. E poi i comunisti fanno i comunisti, iniziano a nazionalizzare di tutto, banche, industrie, medie e grandi, e ad affidare la terra ai contadini. Evidenziando ancora di più le sue simpatie politiche, nel 1950 la nuova Repubblica Popolare firma un trattato di mutua assistenza con l'Unione Sovietica, che in questo modo allarga ancora di più la sua influenza in Asia. Non solo Cina e Giappone, ma anche altri stati asiatici vengono coinvolti nel gioco delle grandi potenze, come la Corea. Nel 1910 la Corea era stata invasa dal Giappone, che l'aveva sottoposta ad un pesantissimo sfruttamento coloniale. Con la sconfitta dei nipponici venne liberata da americani e sovietici e divisa in due zone di occupazione. La frettolosa invasione della Corea del Sud da parte degli americani nel 1945, per evitare una vittoria totale comunista, fu uno dei primi segnali della futura sfida USA-URSS. A nord del 38° parallelo troviamo i sovietici, che nel 1948 danno vita alla Repubblica Democratica Popolare di Corea, governata da Kim Il-sung, con capitale Pyongyang. A sud del 38° parallelo, gli americani, supportando i nazionalisti, danno vita alla Repubblica di Corea, con capitale Seul, guidata dal dittatore Syngman Rhee. La situazione rimane congelata fino al 1950, quando iniziano alcune scaramucce alla frontiera. Il 25 giugno le forze del nord si decidono e danno inizio alla guerra di Corea. I comunisti invadono quindi il sud. Il loro obiettivo è quello di unificare il paese all'ombra della falce e del martello. Le truppe di stanza americane non rimangono a guardare. La possibilità che i comunisti prendano il controllo dell'intera penisola è inaccettabile. Gli americani sudcoreani sono però impreparati. Dopo varie sconfitte, a luglio vengono messi sotto assedio mentre difendono la punta meridionale della penisola, a Busan. La situazione disperata viene risolta da un contrattacco vincente. A settembre gli americani e i sudcoreani ricevono rinforzi sopra i quali sventola la bandiera dell'ONU. Eh sì, dell'ONU!
Perché in quel momento, che novità, all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite c'era un qualche dissapore. Il delegato dell'URSS, infatti, che teoricamente avrebbe potuto mettere il veto sull'intervento dell'ONU richiesto dagli americani, era assente alla votazione. Il motivo? Proteste contro l'assegnazione del seggio che spettava alla Cina ai nazionalisti di Chiang Kai-shek e non ai comunisti di Mao. Grazie al supporto delle forze delle Nazioni Unite sotto la guida del generale MacArthur, i sudcoreani, gli americani e una decina di altri stati riescono a ricacciare i comunisti a nord del 38° parallelo e, a loro volta, decidono di invaderlo. Ma non hanno fatto i conti con l'altro grande gigante comunista, la Cina, che interviene inviando in ottobre dei volontari, di fatto militari dell'esercito regolare e veterani della guerra civile, per salvare la Corea del Nord, ormai quasi del tutto occupata. I cinesi riescono a respingere gli americani sotto il 38° parallelo. L'Unione Sovietica in tutto questo, invece, si limita a mandare armi e caccia di nuova generazione per contrastare lo strapotere americano nei cieli. La situazione si fa esplosiva. All'inizio del 1951, MacArthur chiede a Washington l'autorizzazione all'impiego di armamenti nucleari contro la Cina, ma Truman, giudicando MacArthur un folle, lo sostituisce immediatamente con Matthew Ridgway. Nell'estate del 1951, dato che il conflitto stava diventando sempre più guerra di posizione, terribilmente dispendiosa e molto cruenta, il presidente americano accetta di dare inizio alle trattative fra le due Coree. I negoziati finiscono nel 1953, senza però un vero trattato di pace. I confini tornano quelli del 1950, con il 38° parallelo a fare da linea in naturale di divisione. La guerra di Corea è un terribile promemoria di cosa voglia dire combattere una guerra totale. Più di 1 milione di morti tra i militari e ancora di più tra la popolazione civile, milioni di sfollati e due nazioni totalmente distrutte. Per le due superpotenze, invece, la tragedia in Corea è solo l'ennesimo terreno di scontro ideologico. L'armistizio sancisce solo un pareggio tra le parti. Una cosa, però, è certa. Non sarà l'ultima volta. URSS e Stati Uniti si preparano a sfide ancora più grandi.